A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta: la fessa. Io invece rispondevo: l'odore delle case dei vecchi. La domanda era: che cosa ti piace di più veramente nella vita? Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore. Ero destinato a diventare Geppi. Mi dice di Ancona, che non è tanto piccola, che lo vuole veramente un libro intervista su di te. Un altro libro intervista? Mamma mia, ormai siamo un popolo di intervistati. Ma non li senti, come dico sempre? Come dico sempre a chi? Lascia stare. Ma poi sii sincero, ma chi se lo compra un libro che si intitola Visione e Revisioni, la galassia di Geppo Gambardella? Ma è un titolo serio. E in questo paese, purtroppo, per farsi prendere sul serio, bisogna prendersi sul serio, Geppo. Roma, ma che gli raccontiamo? Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Ma che cazzo dici? Che era un capolavoro assoluto all'apparato umano. Che vinse pure il coso là, che vinse il... Il bancarella. L'Inter bancarella, no? Ma sei tanto caro, eh? Ma lasciamo perdere. No, che lasciamo perdere? Sarebbe troppo presunto. No, non possiamo lasciar perdere. No, no, perché così mi metti in difficoltà. Perché io avrei firmato, avrei preso pure un anticipo. Quanto hai preso? 1500. Ridaglieli. Ma come? Te li do io. Ma no. A proposito, ho parlato con quelli del teatro. Che lo danno per 3 sere. Ma la luce è a carico tuo. Ma chi se ne frega? Grazie. Intervista. Mamma mia, ormai siamo un popolo di intervistati. Ma non li senti, come dico sempre? Come dico sempre a chi? Lascia stare. Ma poi sii sincero, ma chi se lo compra un libro che si intitola Visione e Revisioni, la galassia di Geppo Gambardella? Ma è un titolo serio.
E in questo paese, purtroppo, per farsi prendere sul serio, bisogna prendersi sul serio, Gemma. Roma, ma che gli raccontiamo? Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Ma che cazzo dici? Che era un capolavoro assoluto l'Apparato Umano? Che vinse pure il coso, là, che vinse il... Oh, Bancarella, il Bancarella. Vinto il Bancarella, no? Roma, sei tanto caro, eh? Non lasciamo perdere. No, che lasciamo perdere? Sarebbe troppo presunto. No, non possiamo lasciar perdere. No, no, perché così mi metti in difficoltà. Perché io avrei firmato, avrei preso pure un anticipo. Quanto hai preso? 1500. Ridaglieli. Ma come? Te li do io. Ma no. A proposito, ho parlato con quelli del teatro. Che lo danno per 3 sere. Ma la luce è a carico tuo. Ma chi se ne frega? Certo, questa è una grande notizia. Als wir jung waren, gaben meine Freunde auf diese Frage immer dieselbe Antwort. Die Möse. Meine Antwort dagegen war der Geruch in den Wohnungen alter Leute. Die Frage lautete, was gefällt dir am besten im Leben? Meine Bestimmung war es, der Sensible zu sein. Meine Bestimmung war es, Schriftsteller zu werden. Meine Bestimmung war es, Jeb Gambardella zu sein. C'è questa casa del Dice di Ancona, che non è tanto piccola, che non vuole veramente un libro intervista su di te. Un altro libro intervista? Mamma mia, ormai siamo un popolo di intervistati. Ma non li senti come dico sempre? Come dico sempre a chi? Lascia stare. A voi sii sincero, ma chi se lo compro? Nothing. Prendere sul serio. Bisogna prendersi sul serio, Gemma. Roma, ma che gli raccontiamo? Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Anyone work out which book is the best smoke? Dici che era un capolavoro assoluto l'Apparato Umano. Che vinse pure il coso, là, che vinse il... Oh, Bancarella. Il Bancarella, no? Roma, sei tanto caro, eh? Ma lasciamo perdere. No, lasciamo perdere. Sarebbe troppo presunto. No, non possiamo lasciar perdere. No, ma che gli raccontiamo? Perché io avrei firmato, avrei preso pure... Cazzo dici? Ridaglieli. Ma come? Te li do io. Ma che ti raccontiamo? Ma a proposito, non carichi il capo. Che lo danno per 3 sere. Ma la luce a carico tu. Abbassare la luce per fare pace alla felicità, felicità.